E noi andiamo avanti con il terzo ed ultimo partecipante al Grand Prix Möbius Editoria Mutante. È la Percro Lab della Scuola Superiore Universitaria Sant'Anna di Pisa, che dovrebbe essere in collegamento con noi via Skype per presentare il V-Rescue, l'addestramento in realtà virtuale per il soccorso post terremoto, un visore che ricrea le condizioni post catastrofe sperimentate dai soccorritori reali e insegna quali tecniche e quali attrezzature adottare in questi scenari. Saluto Marcello Carrozzino con noi in diretta da Pisa. Buongiorno, benvenuto. Salve, buongiorno. A lei la parola. Grazie mille. Dunque, quello che vorrei presentarvi oggi è il risultato di un'esperienza che abbiamo sviluppato all'interno del ex ormai Percro Lab, visto che da qualche mese il laboratorio è diventato in realtà l'Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Sant'Anna e che all'interno ha tra i vari gruppi di ricerca un gruppo al quale appartengo che si occupa di Mixed Reality e che ha sviluppato un'applicazione per l'addestramento del personale di primo soccorso, in particolare dei vigili del fuoco, in condizioni di emergenza, ad esempio le condizioni di diciamo immediatamente successive a un disastro di tipo sismico. Vorrei, se possibile, far partire la presentazione. Quindi siamo stati in realtà contattati dal Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa, che è uno dei centri, diciamo, anche formativi più all'avanguardia in Italia, che si occupa, tra le altre cose, appunto, di formare il personale cosiddetto USAR, cioè Urban Search and Rescue. In particolare, queste squadre intervengono per prime sui luoghi che sono stati oggetto di un sisma e devono rapidamente identificare quali sono le strutture nella quale c'è la probabilità più alta di trovare dei sopravvissuti. Questo vuol dire esaminare purtroppo, magari velocemente, ma molto attentamente, i crolli e le macerie, verificare quasi a colpo la presenza, ad esempio, di possibili camere d'aria che possono avere consentito appunto alle persone di sopravvivere anche in condizioni appunto estreme come quelle, e devono poi, effettuato questo triage, spesso marcare fisicamente, lo fanno tipicamente con delle bombole spray, quali sono i siti su cui deve concentrare l'attenzione la squadra che interviene successivamente, che è quella che poi si occupa del soccorso. Per quanto il centro di Pisa di addestramento sia all'avanguardia, dispone addirittura di una zona in cui fisicamente è stato ricostruito uno scenario sismico, ciononostante scenari fisici di questo tipo hanno dei limiti dovuti ad esempio alla ripetitività delle strutture, all'assenza per esempio di altri indizi, quali per esempio la presenza di gas o addirittura la presenza di persone, di sopravvissuti a cui poter chiedere delle domande. E lo stesso esame, diciamo così, dei crolli, tipicamente viene, diciamo, l'addestramento a questo esame viene fatto attraverso una serie di foto. Vengono presentati un centinaio di schede contenenti appunto immagini in cui si vedono le macerie di un crollo e gli operatori vengono addestrati a riconoscere, a seconda dei materiali, a seconda della conformazione delle macerie e così via, quali sono in qualche modo i siti in cui c'è più speranza di poter trovare sopravvissuti. Possiamo andare avanti con lo slide? Quindi l'idea è stata quella di sfruttare la realtà virtuale per poter realizzare un simulatore che consenta di esplorare una zona urbana che contenga appunto, diciamo, che presenta le macerie dovute a un sisma di intensità abbastanza forte, in maniera tale da potersi esercitare a in qualche modo navigare in questi ambienti, a poter identificare quali sono questi crolli e a poter prendere confidenza con quelle che sono le operazioni di questo triage, che sono appunto l'analisi visiva,
l'identificazione, diciamo, di possibili particolari e segnali, la possibilità di interagire con eventuali persone sopravvissute che si trovano sul sito, la necessità di riempire dei form che specificano queste informazioni o di tracciare questi marker di cui parlavo prima, che sostanzialmente identificano il tipo di crollo, il tipo di materiale, la percentuale, diciamo, di probabilità che il sito possa contenere sopravvissuti, in maniera tale che a vista le squadre successive possono subito dirigersi su quelli che sono i siti, per così dire, più promettenti. E possiamo andare avanti. Diciamo, una delle particolarità di questo simulatore, che attualmente diciamo, vive la sua prima fase di sperimentazione, di validazione, dopo una fase di validazione preliminare, naturalmente, che illustrerò alla fine, e che dovrebbe a quel punto portare allo sviluppo di un simulatore più complesso e più ricco di informazioni. Quindi, all'inizio, per la necessità, diciamo, di concentrare gli sforzi dello sviluppo e quindi arrivare a un simulatore completo, seppur, diciamo, composto di un numero non eccessivo, diciamo, di componenti, ci ha portato a selezionare alcuni scenari tipo. In particolare quattro tipologie di scenari sui quali diciamo, è stato poi costruito lo scenario circostante completo, insieme quindi a una serie di come dire, falsi positivi, cioè di crolli apparentemente promettenti, ma che poi in realtà ad un attento esame diciamo, non potevano consentire grandi diciamo, probabilità di poter intervenire, di poter trovare quindi dei sopravvissuti e di poter intervenire, e a dei crolli invece più normali. Ora mi rendo conto che parlare di crollo normale non è esattamente diciamo, la maniera esatta per definirli, diciamo crolli non promettenti, per così via, che quindi devono essere necessariamente, visti i vincoli di tempo estremamente di urgenza, diciamo, che ci sono, e che vanno quindi scartati subito. Quindi abbiamo realizzato questo scenario contenente alcuni di questi siti non promettenti, alcuni di questi siti promettenti. La cosa interessante dello sviluppo di questo simulatore è che c'è stato un continuo confronto con i vigili del fuoco sin dalla fase di analisi dei requisiti per arrivare poi alla fase di costruzione e di sperimentazione e validazione. Questo ci ha consentito, vedremo, anche di fare delle correzioni in corsa e di essere sicuri di perseguire sempre quelli che erano gli scopi corrispondenti, cioè alle necessità effettive del gruppo, diciamo, di addestramento. Ci hanno chiesto quindi di sviluppare un simulatore in cui ci fosse un unico ambiente molto ampio che si potesse percorrere, quindi replicare le condizioni in cui effettivamente ci si muove nella città, a volte un po' alla cieca, nella speranza, diciamo, di individuare siti che possano contenere sopravvissuti, selezionare preliminarmente l'attrezzatura necessaria per poi effettuare tutte le analisi, i rilievi e le segnalazioni, la possibilità di interagire con dei personaggi che si possono trovare sul luogo del sisma per potergli fare delle domande e quindi anche a partire dalle risposte avere ulteriori indicazioni sulla possibile presenza di persone all'interno del crollo, e poi appunto lasciare tutte le segnalazioni del caso. Quindi abbiamo implementato anche una serie di personaggi che tipicamente nei giochi si chiamano NPC, cioè personaggi, diciamo, in qualche modo non giocanti, ma comandati eventualmente anche da un'intelligenza artificiale che può essere anche molto sofisticata. Nel nostro caso non lo è, cioè abbiamo concentrato l'attenzione in questa prima fase sugli elementi visivi, e sostanzialmente i dialoghi con i personaggi seguono un classico andamento, diciamo, a script, cioè una serie di domande per i quali è già preconfezionata una risposta. Bisogna naturalmente avere il buon senso di scegliere quelle che sono le domande più efficaci e più mirate per poter avere le informazioni necessarie. Andiamo avanti.
Ora in questo momento però, ecco, perfetto. Quindi nella prima fase abbiamo modellato questi scenari cercando di replicare il più possibile quelle che fossero le condizioni, diciamo, in seguito a un sisma, e abbiamo scartato quasi subito dei simulatori che consentissero sostanzialmente di replicare fisicamente gli effetti di un sisma. Uno perché diciamo, la complessità nel modellare un edificio secondo dei principi strutturali paragonabili a quelli reali e poi simulare il crollo, quindi esistono dei simulatori anche abbastanza efficaci, diciamo, di crolli strutturali, e che però non portavano poi sempre a una conformazione utile, cioè noi volevamo avere la sicurezza che si ricreassero dei particolari, appunto, rifiuti, scusate, macerie accatastate in maniera tale da consentire, per esempio, delle bolle d'aria, solai che presentassero determinate caratteristiche. Per cui la cosa, più efficace, d'accordo con i vigili del fuoco, ci è sembrato avere una serie di modelli di riferimento che contenessero questi particolari e poi modellarli in maniera più o meno semi-manuale, in maniera tale da essere certi di avere, diciamo, a disposizione questi particolari. Possiamo pure andare avanti. Un'altra delle caratteristiche che è stato importante replicare è anche la presenza di segni come queste che si chiamano croci di Sant'Andrea, che si verificano praticamente sugli edifici che sono stati colpiti da un sisma, non quelli crollati ma quelli circostanti, e che in qualche modo presentano caratteristiche, diciamo un'incidenza più rilevante nei pressi diciamo degli edifici che sono poi stati più soggetti a crolli strutturali abbastanza intensi. Quindi un'altra delle caratteristiche che è stata necessaria simulare, non soltanto diciamo negli edifici crollati che devono essere oggetto di attenzione, ma anche in quelle circostanze, una serie di dettagli di questo tipo che contribuiscono in qualche modo ad aumentare la presenza all'interno dell'ambiente virtuale. Andiamo avanti. La fase iniziale, quella preliminare, diciamo, prima che cominci l'esperienza di esplorazione e di analisi vera e propria, è la selezione dell'equipaggiamento. Anche qui viene effettuata una sorta di briefing di ciò che il discente deve compiere, e gli viene chiesto di riempire una valigetta con gli strumenti. Naturalmente vengono presentati molti strumenti anche inutili, e l'idea è che il discente debba essere in grado di individuare quali sono gli strumenti che effettivamente serviranno, ad esempio, per dire, la bombola spray che consenta di realizzare questi marker che poi vengono sostanzialmente disegnati sui muri degli edifici, oppure il dosimetro e l'esposimetro che permettono praticamente di verificare la presenza di gas tossici e quindi di identificare ambienti particolarmente pericolosi, una torcia per l'esplorazione notturna, un GPS per orientarsi all'interno della città, e una serie invece di strumentazione che magari apparentemente ha un senso e un'utilità, ma che in realtà magari è più utile per le fasi dell'intervento del salvataggio vero e proprio, e non invece in questa fase di screening sostanzialmente del sito, che ha uno scopo ben preciso, che è quello che dicevo in precedenza. Andiamo pure avanti. La navigazione all'interno dello scenario naturalmente deve prevedere una metafora che vada oltre quello che è semplicemente il muoversi dentro il confine fisico del luogo in cui si svolge l'addestramento. Questo è un problema tipico della realtà virtuale, quando si simula un ambiente molto più grande, ad esempio della stanza nella quale si vive l'esperienza virtuale. Il paradigma che abbiamo utilizzato è uno dei più comuni ultimamente, che è quello sostanzialmente del teleport, in cui ci si muove fisicamente all'interno di uno spazio ristretto, e per muoversi su lunghe distanze si individua, diciamo, un punto di arrivo nella parte di scenario visibile, e poi con un effetto di dissolvenza incrociata si viene in qualche modo teletrasportati sul luogo desiderato. Esistono naturalmente altre metafore anche più efficaci da un punto di vista del realismo, come quelle di muoversi, ad esempio, con movimenti delle mani o con la levetta dei controller,
ma che per esperienza portano, dopo un uso, diciamo, neanche troppo lungo dello strumento, a potenziali episodi di sickness che volevamo evitare proprio per massimizzare l'efficacia dell'addestramento e quindi poter utilizzare lo strumento per lungo tempo senza creare problemi di nausea o peggio, diciamo, alle persone che poi indossano l'equipaggiamento. Possiamo andare avanti? Questa è per esempio la fase in cui si interagisce con lo scenario e quindi ad esempio attraverso la selezione si ha a disposizione un inventario dal quale si può selezionare uno strumento e si scrive letteralmente con la bomboletta sul muro l'informazione come questa che vediamo che è necessaria per la squadra successiva. Andiamo avanti. E poi c'è la parte di interazione con i personaggi. Qui e là, esplorando l'ambiente, soprattutto nella vicinanza, diciamo, degli edifici quelli più rilevanti, si possono trovare dei personaggi con i quali, come dicevo, si può interagire ponendo una serie di domande che vengono in questa prima fase necessariamente scelte tra un set di domande predefinite e a seconda delle risposte si ottengono poi informazioni aggiuntive che fanno parte praticamente di tutto il set di dati che viene utilizzato poi per poter fare le deduzioni del caso. Andiamo anche avanti. Quindi abbiamo una volta realizzata questa prima versione del simulatore, coinvolto nuovamente il personale dei Vigili del Fuoco per cominciare a utilizzare questo sistema di addestramento e per capire quanto effettivamente rispondesse, e di questo eravamo abbastanza sicuri, visto che, come vi dicevo, siamo stati coinvolti in una relazione con loro dall'inizio e continuativamente per tutta la durata del progetto, e per capire anche quali potessero essere poi i punti su cui lavorare per la seconda, diciamo, chiamiamola seconda, per la versione espansa e più completa del simulatore. Intanto abbiamo avuto un riscontro molto positivo sulla curva di apprendimento. Le persone che hanno provato il simulatore hanno detto che è stato molto intuitivo utilizzarlo. Abbiamo cercato naturalmente di utilizzare dei paradigmi di interazione che fossero per quanto possibile il più intuitivi possibile e che quindi consentissero di non sprecare molto tempo nel prendere confidenza col mezzo, ma di poterlo utilizzare quasi istantaneamente. Il realismo dei luoghi, delle situazioni e delle attrezzature è stato giudicato ottimo, soprattutto per quanto riguarda le attrezzature e per quanto riguarda il realismo dei luoghi principali, cioè quelli in cui sostanzialmente era necessario porre l'attenzione per discriminare se si trattasse di siti, chiamiamoli promettenti o non promettenti. E in particolare questo è vero per quanto riguarda l'ambiente notturno, che si esplora, diciamo, attraverso poi una lampada, una flashlight manuale che viene simulata, diciamo, nella sua operatività reale e che aggiunge un elemento, diciamo, molto, molto interessante, anche perché purtroppo spesso capita che le squadre di pronto intervento debbano intervenire in questa prima fase anche di notte. Naturalmente il realismo dei modelli è un compromesso tra quelle che erano le capacità di calcolo Marcello dell'architettura che Carozzino, abbiamo mi scusi, io studiato. la devo purtroppo interrompere perché il suo tempo è scaduto, mi dispiace. Magari lasciamo le domande ai giurati che devono Benissimo. appunto decidere a chi assegnare il premio, se ci sono. Perfetto, comunque Mi era scusi, sostanzialmente terminata la presentazione, siamo quindi diciamo. arrivati alla fine. Grazie, grazie e complimenti. Volevo chiedere se c'è già chi lo usa oltre Pisa, nel senso avete già altri interessati? Ci sono altri interessati, ma al momento il simulatore è usato soltanto a Pisa, proprio perché stiamo terminando questa prima fase di validazione. E l'idea è quella poi, una volta diciamo, terminata questa fase, di arricchire il simulatore con una serie di ulteriori componenti, alcuni dei quali sono stati già identificati, e poi appunto di testarlo e di utilizzarlo diciamo, su più larga scala, presumibilmente immagino inizialmente soltanto in un contesto italiano, però sappiamo già che ci sono stati contatti anche con gruppi analoghi all'estero, naturalmente la componente di interazione andrà calibrata per quanto riguarda il linguaggio, ma fondamentalmente il sistema è assolutamente pronto, diciamo, per poter essere utilizzato un po' dovunque. La mia domanda è se la simulazione
porta unicamente su la cosa una volta fatta o se c'è anche la simulazione del crollo. E l'ho chiesto perché sono due modi di pensare la fisica. Fondamentalmente, una volta che si vede il crollo fatto, beh, la gente sono dentro e devono immaginare la situazione, ma se si vede come è caduto e forse immaginare persone che sono sotto le macelle, si chiede allora come si dà la sensibilità a quelli che non conoscono bene come fare il soccorismo, questa sensibilità della fisica del calo. Sì, questa è una domanda molto interessante e in realtà questa cosa è stata dibattuta all'inizio e in effetti abbiamo provato ad utilizzare dei simulatori di crollo che presentavano fra l'altro anche dei vantaggi, ad esempio quello di poter mostrare la città prima e dopo, e la fisica di questo crollo, devo dire, era simulata anche abbastanza realisticamente. Il problema, come vi dicevo prima, è che non c'era la certezza che poi questi crolli simulati contenessero quelle caratteristiche che servono per poter addestrare efficacemente alla tipologia, diciamo, di crollo utile, chiamiamo così, cioè quello che diciamo deve destare maggiore attenzione per poter identificare quel sito come interessante, cioè segnalare alle squadre di concentrare, alle squadre, quelle che intervengono successivamente, di intervenire lì. Quindi sicuramente agire su una simulazione del crollo e presentare la fisica di questo può aumentare assolutamente la consapevolezza. Il problema è che tipicamente non possiamo adottare, come dire, un paradigma per cui a partire dal risultato finale desiderato ricostruiamo il crollo, diciamo, come è avvenuto. E quindi in questa prima fase ci siamo concentrati semplicemente sul risultato finale, cioè quello che poi viene visto effettivamente dalle squadre di soccorso che intervengono su questi siti. Grazie Marcello Carrozzino della Scuola Universitaria Sant'Anna di Pisa, anche per lei il diploma d'onore le consegniamo virtualmente oggi, poi glielo invieremo per posta, glielo consegniamo a Monica Piffaretti.